Commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco di martedì 17 maggio 2022. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. La pace che viene a portarci Cristo è una pace radicalmente diversa da quella che dà il mondo e anche radicalmente diversa da quella che possiamo dare noi stessi agli altri. La nostra pace è sempre a scadenza e soprattutto è legata alle circostanze. Non appena però quelle circostanze cambiano, anche la pace viene meno. La pace che ci dona Cristo non è legata alle circostanze, ma alla sua stessa persona e Lui non viene mai meno. Siamo noi ad essere infedeli, Egli rimane sempre fedele a noi. Il vero segreto della fede è legarsi indissolubilmente alla persona di Gesù e questo ci metterà nella pace nonostante tutto quello che accadrà nella nostra vita. Ma non dobbiamo pensare che chi ha questa pace non vive le stesse paure, angosce e precarietà della vita, ma semplicemente tutte le volte che si troverà in balia di queste tempeste, gli basterà andare al fondo del suo cuore e ritrovare lì una pace stabile, inattaccabile. In questo senso noi usiamo la preghiera solo perché vogliamo cambiare le cose difficili, ma il vero scopo della preghiera è recuperare questa pace di fondo che ci dà Cristo e che non viene dal mondo. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. L'atto di fede è sempre un atto di disobbedienza alla paura che ci abita e che solitamente ha più argomenti convincenti. Solo quando strappiamo il nostro cuore alla seduzione della paura, sperimentiamo la pace vera. E ciò accade quando riusciamo a fidarci e ad affidarci. Il santo sacerdote Don Dolindo Ruotolo aveva coniato un'espressione breve e lapidaria a questo proposito. Gesù, pensaci tu. Quando una simile parola non è detta solo con la testa, ma con il cuore, in un istante tutto il nostro animo è inondato di un'inspiegabile pace.